Bella a tutti ragazzi e benvenuti in un mio nuovo video, sono Sparks di Brawl Stars Italia e oggi ragazzi parliamo di qualcosa veramente particolare. Vi dico solamente ragazzi che il mio mondo è cambiato dopo questa scoperta. Mentre stavo elaborando l'ultimo tweet della Supercell dove rappresentavano Semino come Wall-E, mi si è aperto un mondo perché ho fatto una scoperta grande. Vi dico solamente che questo video potrebbe cambiare la vostra vita, quindi mi raccomando ragazzi, se proseguite sappiate che ci saranno tante informazioni che arriveranno nelle vostre menti e vi bombarderanno. Probabilmente guarderete la Supercell con un altro punto di vista. Quindi mi raccomando, iscrizione al canale, attiva tutte le notifiche, tanti like qui sotto. Voglio superare i 1000 like per questo video perché è stata veramente una delle più grandi scoperte che ho fatto io su Brawl Stars. Ci sono stati tantissimi eventi che il Detective Sparks ha scoperto, ma questo qua, ragazzi, distrugge tutti. Questo è il top delle cose, ragazzi. Hype, tanta hype per questo video. Buona visione. Ieri sera mi trovavo in chat con il mio staff e stavamo parlando di questa schermata perché tutti dicevano: sai, forse c'è una rappresentazione di Star Wars. Chi di altre cose, chi cercava indizi per il prossimo aggiornamento, che dicono un aggiornamento spaziale, potrebbe essere, ma comunque noi non parleremo di questo. Ragazzi, ho scoperto che la Pixar ha molto a che fare con Brawl Stars. Che significa? Che la maggior parte dei personaggi creati su Brawl Stars hanno a che fare con dei personaggi del mondo Pixar. E adesso, ragazzi, vi spiego anche il perché. Adesso, ragazzi, vi farò vedere tutto perché vi giuro che adesso voi state a dire: ma che stai a Disparks? A fine video mi direte: io non ci posso credere. Eppure è così, ragazzi, eppure è così. Ma iniziamo subito a fare i piccoli spoiler. Allora, innanzitutto colleghiamo il nostro Semino con Wall-E. Ok, Wall-E e Semino, mettiamo che sono la stessa cosa in due mondi diversi. In mondo Pixar abbiamo Wall-E, mondo Brawl Stars abbiamo Semino, ok? Allora, cosa ho fatto? Sono andato su Google e ho fatto una ricerca approfondita guardando tutti, e dico tutti, i personaggi della Pixar. E li ho confrontati con i personaggi di Brawl Stars e guardate cosa ne è uscito fuori. In pratica, ieri, mentre facevo questa ricerca, ho scoperto una cosa che io sinceramente non ero a conoscenza, che in pratica la Pixar è di proprietà della multinazionale Disney, Walt Disney. Quindi alcuni dei titoli Disney potrebbero avere a che fare con i film Pixar e quindi con alcuni brawler. Ma continuiamo a parlare della nostra teoria. Iniziamo subito con le cose più assurde che ho scoperto. Iniziamo da un piccolo brawler leggendario e sto parlando di Crow. Ragazzi, abbiamo un personaggio della Pixar chiamato The Crow, quindi Corvo. Abbiamo già il primo dei personaggi Pixar che ha a che fare con un brawler di Brawl Stars. Quindi Crow, ragazzi, è un personaggio Pixar. Voi pensate che è finita qui, ragazzi? Andiamo a vedere subito la prossima immagine dove troveremo il nostro sceriffo più amato, il signor Colt, chiamato Colt Bronco. Sì, qui è un cavallo, però Colt si sa che fa parte anche del trio Wild West. E abbiamo qui infatti il signor Colt. Quindi guardate un po' da dove è arrivato il nome di Colt ed è anche uno sceriffo. Passiamo avanti. Quello che ho notato molto è che la maggior parte dei personaggi provengono sì dai film Pixar, ma in dettaglio dai film Monster & Co., di voi non so chi lo conosce, Cars e Toy Story. Adesso andiamo a vedere un po', anche, abbiamo il signor Gelindo, e possiamo vedere che Gale è un mezzo di trasporto del film Cars. Quindi ancora una volta sulla Pixar c'è un nome di un brawler, siamo a Gale e non finisce qui, ragazzi, c'è una lista immensa qua. Andiamo avanti e parliamo di un altro leggendario, uno dei leggendari che più amano le persone, non è Leon, ma è Spike, ragazzi, Spike Jones. Ora io dico, non è proprio uguale a Spike perché non è un cactus, è un mostro della Monster & Co. Si chiama Spike Jones ed è molto simile a Spike perché ha la forma piccola e verdastro. C'ha queste spine come se fosse un cactus. Ovviamente non è un cactus, è un mostro. Ma già abbiamo un quarto nome dalla Pixar. Tutto quello che state guardando è tratto dai film Pixar. Andiamo ancora avanti. Oltre a Spike, il signor Sparks ha fatto una piccola indagine. Sempre su Cars e anche su Toy Story esiste un personaggio che è molto simile al nostro Surge. Perché si chiama Sarge. Sarge è un personaggio sia di Cars che di Toy Story. E possiamo vedere che comunque ha a che fare con il nostro brawler cromatico Surge. Ma di Surge c'è un'altra cosa che vi dico, ragazzi. Sono riuscito pure a trovare il personaggio ispirato a Surge, sempre della Pixar. In pratica si tratta di Pizza Bolt. Chi di voi conosce Pizza Bolt? Ve lo faccio vedere subito. Eccolo qui. Questo, ragazzi, è Pizza Bolt. Guardatelo.
Ditemi se non è uguale a Surge. Ah, pure qui la scritta con i numerini come Surge. Questo è ispirato sempre della Pixar, ragazzi, perché il fandom della Pixar, Pizza Bot, ragazzi. Voi in questo momento sarete sicuramente in hype e a bocca aperta, perché Sparks ha scoperto queste cose incredibili sulla Supercell. A questo punto sono sempre più sicuro che c'è una collaborazione sotto tra la Pixar e la Supercell per Brawl Stars. Ovviamente dite sono finiti. No, ragazzi, ogni personaggio della Supercell fa parte del mondo Pixar. Quindi vi posso mostrare Rosa Rivera, che fa parte del film di Coco. E parlando di Coco, ragazzi, chi di voi ha visto Coco? Ditelo in chat. Coco, ragazzi, è la rappresentazione di Pocho. Che Coco ha a che fare tanto con Pocho. Sono simili, entrambi sono una chitarra, sono degli scheletri, hanno questa faccia scheletrica. Abbiamo anche il personaggio di... è il primo, che è anche un wrestler, che si chiama Rocky Gibraltar, ed è un altro personaggio della Pixar. A questo punto, ragazzi, state iniziando a credere che la Pixar ha a che fare con Brawl Stars. Ditemi adesso, in questi istanti, nei commenti, scrivete nei commenti, se ora state iniziando a capire che la Pixar e Brawl Stars sono molto connesse, ragazzi. O meglio, secondo me c'è una collaborazione sotto che nessuno ci sta svelando. Questa è Senorita Cactus, ragazzi. Fa parte di Toy Story 2, sempre della Pixar. Se guardiamo in basso a sinistra, guardate l'immagine del cactus con la rosellina qua in testa. In pratica è la forma di Spike. Quindi diciamo che potrebbe avere a che fare tra il personaggio Spike di Monster & Co, quindi il nome da là, e Senorita Cactus per il design. Passiamo a parlare di un altro leggendario. Un altro leggendario è il nostro Sandy. Sandy è una macchina che fa parte sempre della Pixar, del film Cars. Io, ragazzi, sto rimanendo troppo a bocca aperta. E non sono finite qua, ragazzi, perché abbiamo anche il nostro personaggio delle miniere. Parlo proprio del signor Dynamike. Guardate qua, ragazzi, questo personaggio è troppo simile al nostro Dynamike. Si chiama Stink Pete ed è ancora uno del mondo Pixar, ed è uguale, proprio uguale. Anche se invece della Dinamiti usa il piccone proprio come Carl, quindi potrebbe avere un piccolo mix. Adesso parliamo di un brawler che nell'ultimo aggiornamento ha avuto una skin in regalo, ed è proprio lui, Brock. Abbiamo Brock Pearson, altro personaggio della Pixar. Anche lui usa le tute da college proprio come Brock. Infatti Brock Old School. Abbiamo anche qui Brock Pearson, un personaggio di Monster University. Vi mostro anche da dove hanno preso Daryl. Non ha nulla a che fare con la forma estetica. Se la trovate mandatemela, ragazzi. Però è il nome di Daryl, che è molto simile a Spike, fa parte sempre di Monster University. Si chiama Daryl Payne, un altro nome che hanno preso spunto dalla Pixar e che è finito come brawler dei personaggi di Brawl Stars. Adesso vi faccio vedere uno dei brawler che odio di più, e si chiama Mortis. Eccolo qua, è una macchina, si chiama Dracula Mater, ed è una macchina del film Cars della Pixar. Abbiamo trovato anche qui Mortis. Ovviamente Mortis, il nome, secondo me non l'hanno preso da qui, ma l'hanno preso da un altro film che era con i pinguini. Avete mai visto il film I Pinguini? Se non erro è fatto della Pixar e della Disney. Vi faccio vedere adesso un'immagine di pinguini e poi vi svelo i nomi di questi personaggi. Questo è il film in questione, dove ci sono i pinguini. Chi di voi ha visto questo film, ragazzi, della Pixar? Vi ricordate i nomi? Probabilmente sapete anche i nomi in italiano, ma non quelli in inglese. Se andiamo a cambiare immagine, vi faccio vedere un'altra cosa. Vediamo quanti nomi scovate. Allora, Skipper no, però abbiamo Rico. Chi è Rico, ragazzi? Enrico, Chet, Enrico e Stecca. Stecca sempre di Brawl Stars. Chi è Mort? È Mortis, ragazzi. Mortis di Brawl Stars. E io, ragazzi, davvero non ci credo. Ieri sera mi si è aperto un mondo che io stavo sclerando. Ma se vi faccio vedere anche il nome di un altro brawler, un brawler cromatico, ragazzi, non è simile, ma è comunque una certa Colette. Una certa Colette Tattoo, che fa parte del film Ratatouille, sempre della Disney Pixar. Guardate qua, ragazzi, Colette Tattoo. Io davvero trovo troppe somiglianze, troppe coincidenze. Adesso vorrei parlarvi di una cosa, prima di farvi vedere gli altri due skin, proprio quelli sono stati fatali. Vi ricordate, ragazzi, che nello Star Park possiamo notare una scritta che è VKBRL, che tra l'altro è la stessa che c'era una volta nella radio Brawl Stars. Quello che ho scoperto io di strano è che nel mondo di Wall-E, avete presente Wall-E, ne abbiamo parlato all'inizio, c'è un personaggio che si chiama BRLA ed è del mondo di Wall-E. BRLA. Adesso io non so se si può collegare a VKBRL, ma dato che sono mesi che io sto cercando di capire cosa significhi BRL e se questo personaggio
Per favore scrivetemelo in chat cosa ne pensate, perché VK non riesco a trovarlo, perché VK-BRL, però posso dire che BRL-A ha sempre qualcosa a che fare con quelle scritte. Quindi tre lettere, trattino, altre lettere, wall-E, BRL-A, VK-BRL. Ragazzi, dobbiamo trovare una soluzione, perché secondo me potrebbe avere a che fare molto col mondo di Wall-E, anche perché la Supercell su Twitter pubblicizza spesso alcuni contenuti della Pixar, della Disney Pixar, con Brawl Stars, come hanno fatto ieri ad esempio con Semino. Siete un po' sbalorditi, scrivetemelo in chat se siete qui in Premiere con me, o scrivetelo nei commenti, fatemi sapere davvero cosa ne state pensando di queste cose che ho scoperto, ragazzi. Perché adesso vi faccio vedere, ragazzi, due film che hanno il nome di due personaggi della Supercell, di cui uno è uscito da poco. Allora, il primo film parla di un uccellino. Vediamo se qualcuno di voi già ha capito. Sto parlando, ragazzi, di questo film, Piper. Piper è un personaggio di Brawl Stars, ma è anche un personaggio di un film di animazione della Pixar Animation Studios e della Walt Disney. Com'è possibile che non ci abbiamo pensato prima? Ma non è l'unico film che ha a che fare con un personaggio, ce n'è un altro, ragazzi. Volete sapere chi è? Però probabilmente dopo questa cosa che vi dico rimarrete scioccati. Si tratta dell'ultimo brawler che è arrivato su Brawl Stars. È Lou. Il film di Lou, sempre della Walt Disney Pictures e Pixar. Ancora una volta un altro film che ha a che fare con un personaggio di Brawl Stars. Abbiamo anche Bea. Si tratta del personaggio Wally B. Chi conosce Wally B? Wally B, ragazzi, ancora una volta un'ape, un calabrone. È un'ape simile a Bea, che si è visto pure nel video di Star Park. E questo si può collegare benissimo a Bea. Wally B. B, ragazzi, B come Bea. C'è anche un personaggio che ha preso il nome di una skin, che è la skin di Colette, ed è un personaggio chiamato Trixie. Chi di voi conosce Trixie di Toy Story? Ragazzi, Trixie Colette, la skin di Colette, l'abbiamo qui. Questa è Trixie. Io ti giuro, queste scoperte che ho fatto, ragazzi, sto impazzendo. A parte che i pinguini non ho detto niente, ma i pinguini fanno riferimento anche a Mr. P, perché Mr. P è un pinguino. Ma se facciamo riferimento ancora a Mr. P, è Mr. Pixar. Mr. P potrebbe avere legame con Mr. Pixar. Andiamo a vedere subito questo screenshot, dove John, chiamato Mr. Pixar. Oh, che coincidenza, Mr. Pixar con Mr. P. Così siamo entrati nella mente dei bambini. Chi ha detto questa cosa, ragazzi? Io l'ho sentita, questa cosa qua. È stato su Star Park? È stato in un video di Star Park, ragazzi. È stato nella radio di Brawl Stars. Qualcuno ha parlato di entrare nella mente dei bambini, ragazzi. Chi è stato? Scrivetelo nei commenti, fatemelo sapere, perché io sono sicuro che ne hanno parlato questa cosa qua. Sono proprio sicuro al 100% che ne hanno parlato. Bull, che ha a che fare con il cavallo di Toy Story, Bullseye. In più c'è anche un altro personaggio di Toy Story che si chiama Jessie, e tra l'altro ha i capelli rossi e anche la treccina. E si trova tra l'altro anche insieme a Woody, che tra l'altro secondo me Woody ha qualcosa a che fare anche con Colt. Quindi il Colt magari lo prendono dal nome di Colt Bronco, ma il personaggio di Colt è preso da questo. Però ragazzi, Jessie non può non essere questo personaggio. A parte che si chiama Jessie, è uguale a Jessie, sia per i suoi capelli, il suo viso dolce, le treccine. È uguale, ragazzi, è uguale a Jessie. Un'ultima cosa che mi ha triggerato: il nome di un altro personaggio Pixar ha triggerato proprio di brutto, perché è questo qui, ragazzi. No, anche la Trix c'ha un personaggio che si chiama Sparks, ma scritto male. Non è il mio stesso nome con la X, però Sparks è un personaggio della Pixar. Ecco perché forse la Supercell non mi vuole in mezzo, perché vogliono creare un brawler chiamato Sparks. Io chiudo qua. Sono sicuro che se guardiamo bene ogni personaggio della Pixar ne troviamo tanti altri che sono collegati a Brawl Stars. Io credo di aver portato abbastanza prove per farvi capire che c'è un collegamento tra Brawl Stars e la Pixar. Se voi siete a conoscenza di altri personaggi simili, scrivete qui sotto nei commenti, in modo da poter fare una seconda parte di questo video, dove portiamo altri personaggi simili ai brawler di Brawl Stars. Comunque vi svelo che ci sono anche altri nomi di personaggi Pixar, come Bo, come Edgar. Ci abbiamo anche Ems. Non li ho messi perché comunque sono miliardi e potrei stare qua mezz'ora. Mi raccomando, tanti like qui sotto. E se vi è piaciuto veramente questo video, ragazzi, iscrivetevi al mio canale per supportarmi. Iscrizione qui sotto gratis. Attivate le notifiche, tanti like, commentate qui sotto se scovate altri personaggi tra Pixar e Brawl Stars. Condividete il video. E noi, ragazzi, ci vediamo questa sera per una live. Da Sparks è tutto. Bella, ragazzi!